che il circuito della comunicazione, che nell'era del libro tipografico era molto lungo, come ha dimostrato uno studioso di storia del libro, Dartmouth, che ha adesso un sito di storia digitale, questo circuito della comunicazione si è molto più accorciato. Una volta dall'autore al lettore bisognava passare attraverso tutta una serie di intermediari, e alla fine il lettore poteva trovare il libro nella sua biblioteca, in libreria, poi metterlo nella sua biblioteca, oppure trovarlo in una biblioteca pubblica. Adesso l'autore può mettere, o i libri digitalizzati sono sul web e non c'è più nessuna intermediazione, se non quella di Google o di altre, o delle biblioteche, eccetera, e il lettore può immediatamente accedere a una molteplicità, come abbiamo sentito, 60 milioni di libri, quelli di Google, ma tutte le biblioteche che digitalizzano i loro volumi sono tantissimi, e questo ci dà la possibilità di capire che la storia non è in un solo libro. Finalmente ci dà questa possibilità. Allora, è difficile far capire agli studenti che arrivano all'università primo anno che la storia che hanno studiato sul manuale è una delle possibili ricostruzioni del passato, ma che accanto a quelle ce ne sono disponibili milioni di libri. Milioni di libri. Io devo aprire gli occhi, far aprire gli occhi agli studenti per far capire che quella è una versione della storia, una rappresentazione della storia, ma non è tutta la storia. Ecco, allora, questa cosa è già adesso possibile capirla attraverso questa esplorazione del web. Quindi il circuito della comunicazione si è accorciato, ma si è accorciato anche quindi il modo con cui noi possiamo interagire con le conoscenze disponibili, perché possiamo consultare, non leggere dalla prima pagina all'ultima, ma consultare una quantità molto ampia di testi, di fonti, eccetera, eccetera. Ma si accorcia anche il circuito della comunicazione didattica. Nella comunicazione nel mondo del libresco, a scuola, esisteva una comunicazione sostanzialmente monodirezionale. L'insegnante parla, gli studenti ascoltano, poi c'è qualche elemento di bidirezionalità nell'interrogazione, se non è soltanto nozionistica, eccetera. Ma adesso con le risorse digitali, in questo mondo, noi abbiamo la possibilità di mettere in atto un circuito della comunicazione tra docente e studenti molto più ricco, molto più interattivo,